Gli Assi Turelanders escono sconfitti dal match di Messina contro i Caribdes che, vincendo meritatamente, conquistano anche il primo posto nel girone sud del campionato di football americano. Il punteggio finale è 28 a 14 per i siciliani. La gara inizia con qualche minuto di ritardo a causa della chiusura dell'autostrada A3 che costringe gli Highlanders ad una lunga deviazione all'interno della provincia di Reggio Calabria. Forse anche per questo, durante il primo tempo, gli Assi Turelanders subiscono l'iniziativa dei messinesi, che si portano in vantaggio con due mete di Quadrana e Milioti. Sotto 12-0 arriva la reazione dei Nerooro Catanzaresi, che pazientemente, macinando yard con le corse di Marco Megna e Saverio Pugliese e perdendo in fase difensiva le misure all'attacco dei Caribdes, riescono a rifarsi sotto, accorciando prima le distanze e poi, proprio sul finire del primo tempo, raggiungendo il pareggio. Entrambe le segnature sono opera del regista Marco Megna. Sotto di una segnatura, l'attacco Highlanders, solitamente scoppiettante, non riesce a colpire efficacemente e, a 30 secondi dalla fine, pur in posizione di campo favorevole, subisce l'intercetto del messinese di Giorgio, che, portando la palla nell'area della meta Highlanders, mette il sigillo definitivo alla partita. Per gli Assi Turelanders inizia ora una lunga sosta di 5 settimane prima del derby di Crotone contro gli Achei, previsto per il 21 aprile prossimo.